Salve a tutti cari Nikonisti Extra e benvenuti di nuovo sul canale. Oggi voglio mostrarvi questo video che ho girato nel 2013 per dimostrare che si può smontare i piatti da un hard disk e rimontarli senza una camera bianca e l'hard disk funziona. Questa cosa ovviamente è inutile, ma è invece utile quando per esempio si hanno due dischi assolutamente identici e uno dei due non funziona più, ma ha sopra dei dati che dobbiamo recuperare. Cosa facciamo? Togliamo i piatti dal disco che funziona, prendiamo i piatti dal disco che non funziona e li mettiamo nello stesso identico ordine in cui sono collocati nel disco che non funziona, in quello che invece prima funzionava. In questo modo possiamo recuperare tutti i dati senza nessunissimo problema. Ovviamente bisogna utilizzare tutti attrezzi che non sono magnetizzati per niente. Quindi tutti i cacciaviti che vedrete nel video ovviamente non sono magnetizzati perché altrimenti si rischia di rovinare la scrittura del disco e quindi di perdere i dati. Buona visione. Questo qui è venuta via facile, altre è stato un problema. Ok, apriamo. Le testine sono a riposo su un sistema di plastica. A volte in questa zona qui c'è una molletta che si stacca, tipo questa. E in questo disco qui sembra di no, quindi non dovrebbe esserci problemi a farlo funzionare. Perfettamente aperto. È già caduto un bel granellino di polvere qua nell'angolino. Oh mio Dio, che problema, gravissimo. Proviamo ad accenderlo. Sta leggendo, Windows l'ha riconosciuto. Andiamo a vedere. Lo chiamo Nikon, da qui. Vediamo come gira il disco. Fantastico. Qui Windows ha riconosciuto. Qui apro la cartella, questo è il disco. Fa un po' d'aria, sta girando. Ci buttiamo dentro questi file qui che dobbiamo mandare in stampa. Incolla. Sta trasferendo, sono 600 mega. È anche discretamente veloce. Scrive. Mettesse fuoco. Scritto tutto quello che doveva scrivere. Boh, volevo formattarlo, per esempio. Andiamo qui, tanto c'è su solo porcheria. Facciamo formatta. È un 18 giga, mi dice. Papà, etichetta lo chiamiamo test. Test. Via. Tutti i dati verranno persi, disco M. 18 giga, sì. L'ho formatta. Formattazione completata, ovviamente come abbiamo visto è scritto solo una parte di disco perché, ops, ho scliccato. Ok. Il disco è vuoto e ci mettiamo dentro questo file qui. Funziona. Problemi? Nessuno. Questo è quello che vi sto scrivendo e questo è il disco che funziona.
Vediamo se funziona. Girare e gira. Windows l'ha rilevato. Se ricordiamo, l'avevamo formattato questa mattina con il nome test ed è qui che funziona. Si apre, c'erano solo dei file, degli orribili file che avevo fatto con una fotocamera che ho modificato. Abbiamo tolto il filtro low pass. Funzionano tutti, provo a eliminarli, quindi in lettura abbiamo visto che funziona, proviamo a eliminare, funziona, copio questa cartella qui che ho copiato già stamattina che pesa 600 mega e la metto dentro e funziona.
Restano solo 32 secondi di video e poi finisce la memoria. Oh, è finito, meno male che è finito di trasferire. Ok, questo qui fa il stampa, questo qui, come vedete, fa il file che ho caricato, sono file che ho mandato in stampa, delle fotografie fatte con la Nikon, eccetera. È tutto molto bello, ovviamente il disco funziona, funziona perfettamente, senza nessun problema, anche se come avete visto ho avuto qualche piccolo problema nello smontarlo.